ultimi anni la conoscenza degli spot, l'attenzione dei carpisti, dei pesci, dei loro movimenti, ha portato allo svilupparsi di una tecnica di pesca volta alla ricerca degli esemplari, a diventare dei pescatori più nomadi rispetto ai classici stanziali che eravamo in passato. Lo stalker è entrato perciò di diritto le varie sfaccettature che il carfishing ci può offrire. Ovviamente questa branca del carfishing richiede a volte delle attrezzature un po' più particolari, forse più leggere, più maneggevoli, proprio per potersi meglio approcciare in spazi angusti e in maniera molto più rapida possibile rispetto al classico approccio. Come in altre occasioni, anche in questo caso NGT ci viene decisamente incontro proponendo una vasta gamma di accessori volti a questo tipo di tecnica. Quello che voglio mostrarvi oggi è la NGT Carp Stalker, una canna studiata appositamente per questo tipo di pesca, della lunghezza di 8 piedi e dal test di curvatura di 2 libbre. Un attrezzo veramente molto divertente che vi farà godere appieno il pesce in canna. Da carpe di piccolissime o anche barbi di piccolissime dimensioni fino a pesci decisamente più grandi. La lunghezza contenuta inoltre ci permette di pescare tranquillamente in presenza di ostacoli in spazi molto angusti, molto ristretti, dove non abbiamo possibilità di operare con attrezzi più lunghi. È una canna in 2 pezzi con innesto a spigo rovesciato, rinforzato tramite una legatura nella parte inferiore, composta da 6 anelli, di cui 5 a ponte singolo montati nella parte superiore e l'unico anello montato nella parte inferiore a ponte doppio. Sono anelli non fuji ovviamente su canne di questa fascia di prezzo, ma comunque in pietra dura adatti all'utilizzo di trecciati di ogni genere, non rischiando di andare a danneggiare gli anelli stessi della canna. Porta mulinello a vite in grado di contenere anche mulinelli di ampie dimensioni Big Pit, anche se ovviamente su questo tipo di attrezzi si consiglia decisamente l'utilizzo di mulinelli molto più leggeri e idonei all'attrezzo in questione. E manico interamente in neoprene, ovviamente manico molto corto perché con canne del genere ovviamente approcci del genere non richiederanno dei lanci molto lunghi, ma piuttosto andare ad appoggiare leggermente il piombo in acqua nella zona in cui abbiamo scelto di pescare. È una canna molto interessante che permette a tutti di potersi avvicinare a questa tecnica di pesca veramente molto interessante che richiede poco tempo, forse più tempo dedicato allo studio e alla conoscenza degli spot, ma una volta in pesca, anche poche ore possono essere sufficienti per avere dei risultati. Anche in questo caso NGT si propone a tutti i carpisti entry level, ma anche ai più esperti che però vogliono avere delle attrezzature sì, dalle elevate carature tecniche, ma con prezzi decisamente abbordabili. E come sempre NGT è centrato in pieno l'obiettivo.